It was a scene that looked more like a movie than a rescue operation, when armed bandits boarded a smuggler's boat as volunteers helped passengers during a rescue operation in the Mediterranean Sea. According to NGO SOS Mediterranean, the volunteers were helping transfer 93 passengers onto their rescue vessel when masked bandits leapt onto the boat. Panicked, the remaining passengers threw themselves into the sea. The bandits took control of the empty boat and steered it away from the scene as SOS Mediterranean's crew rescued people. It wasn't immediately clear if the bandits were trying to recover the boat for future smuggling operations. On Wednesday, the same NGO carried out a rescue of 53 migrants south of Lampedusa. According to the organization, the migrants had been at sea for 3 days.
Durante l'operazione, due imbarcazioni non identificate sono sopraggiunte. Due persone armate col volto coperto sono salite a bordo di queste imbarcazioni in legno, generando il panico tra i naufraghi che hanno iniziato a gettarsi in acqua. Il nostro equipaggio ha gli approntamenti recuperati, ma uno di questi poi, una volta a bordo della Ocean Viking, è collassato. Queste persone a volto coperto e armate hanno poi recuperato l'imbarcazione in legno e, scortate dai due gommoni non identificati, si sono allontanati. Il vuoto di soccorsi lasciato dagli stati in questi anni nel Mediterraneo centrale ha generato un aumento sconsiderato, di presenze armate e di azioni illegali e pericolose per i naufraghi in fuga e per gli operatori umanitari. Ready?